Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre del Signore Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, nella festa della presentazione al Tempio di Maria Bambina, vogliamo onorare, ringraziare, lodare lo Spirito Santo per l'opera meravigliosa che ha compiuto in Maria Santissima, perché è la sposa purissima e immacolata. E perché fosse una sposa così innamorata di Dio, bellissima nella sua anima, lo Spirito Santo l'ha preparata fin da bambina, negli anni trascorsi nel Tempio di Gerusalemme. E vediamo prima allora la nascita della Madonna. Ecco, la tradizione raccolta nel Protovangelo di Giacomo, un Vangelo che non è dei quattro Vangeli, però è abbastanza veritiero, ci racconta della nascita di Maria da Gioachino e Anna, due coniugi santi provati e anche mortificati dalla sterilità. Quindi una figlia avuta da loro in età avanzata, dopo tanti anni, anni di che tipo? Anni di preghiere, di suppliche, di intercessioni, di offerte, di voti per avere la grazia di una bambina, e poi anche anni però di confusione, di umiliazione, di prova, di dolore e di amarezza, perché non arrivava questa gravidanza. Ecco, allora noi festeggiamo il 26 luglio giustamente questi coniugi come santi, santi Gioachino e Santa Anna, proprio perché in loro era presente e agiva lo Spirito Santo, perché solo la forza e la luce dall'alto, cioè dallo Spirito Santo, poteva dare a loro questa capacità di resistenza per tanti anni. Resistenza perseverando, si parla di 40 anni, quindi una vita, una generazione, perseverando nella fede, nella preghiera e anche non scoraggiandosi mai per le umiliazioni, per le amarezze. Gioachino cacciato e umiliato da un certo sommo sacerdote, Ruben, e Anna certamente criticata, beffeggiata e condannata dalle paesane. Ecco dunque, a confronto dobbiamo un pochino sentirci poveri e piccoli. Perché? Perché penso che tante persone, forse a volte anche noi, si stancano presto di pregare. Loro hanno pregato anni, noi invece a volte rinunciamo subito e qualche volta rinunciamo non solo alla preghiera ma anche alla fede. E tanti, come forse anche noi, si scoraggiano facilmente se devono affrontare qualche sacrificio, qualche umiliazione. Vedete, allora, senza lo Spirito Santo la nostra resistenza, la nostra forza è piccola e diminuisce. Con invece lo Spirito Santo noi riusciamo veramente a resistere e a rafforzarci. La nascita della Madonna è certamente un dono dello Spirito Santo, una grazia, un miracolo, ma è anche un premio alla fede, al sacrificio, alla preghiera, al coraggio di questi santi coniugi che hanno offerto il terreno buono proprio perché arrivasse la loro bambina santa, miracolosamente, e poi crescesse veramente in grazia. Quindi questo ci insegnano i santi Gioachino
e Anna, i genitori santi di Maria, se vogliamo vedere le grazie di Dio, se vogliamo vedere i suoi doni, i suoi miracoli dello Spirito Santo, dobbiamo offrire a Dio tante preghiere, tanti sacrifici, con sempre più forza, più convinzione, con costanza, perseveranza, fiducia, determinazione e continuità. E vorrei sottolineare in modo particolare anzitutto la preghiera, perché tanti credono nella preghiera come una magia, un tocco magico, senza che ci sia impegno, senza che ci sia costanza. No, la preghiera è un lavoro di ore, a volte di giorni, a volte, come per questi genitori, Gioacchino e Anna, di anni, ci vuole la fatica di una tanta e costante preghiera, di tante e costanti benedizioni, comunioni, confessioni, messe, pellegrinaggi, rosari, eccetera, eccetera. Ecco, quando si prendono delle pastiglie, io penso che, però ci sono delle persone che la prima pastiglia dovrebbe subito funzionare e ce ne vuole così. Ci vuole una cura, no? Ecco, quindi non basta. Per guarire una malattia, la prima pastiglia, solo una pastiglia, ce ne vuole una bella dose, ci vuole una bella cura. E così la cura della preghiera. Le dosi di preghiera devono essere sempre costanti, anzi direi quasi sempre, aumentare sempre di più, se vogliamo davvero che la nostra preghiera sia efficace e ottenga le grazie del Signore. E poi anche per quanto riguarda invece il sacrificio, tanti fanno fatica ad accettare e a offrire i sacrifici della vita, che possono essere le umiliazioni, ma anche le persecuzioni o le cattiverie. Dobbiamo pensare a questi sacrifici come una moneta preziosa con la quale possiamo veramente pagare un pochino le grazie, perché tante grazie lo Spirito Santo ce le fa in modo gratuito e generoso, ce le dona se le chiediamo con fede, con preghiera, ma non tutte le grazie sono dovute, non tutte sono da noi meritate, e allora bisogna un po' pagarle. Pagarle col sacrificio, con le sofferenze sopportate pazientemente, offerte generosamente, se la volontà e la permissione di Dio ci offre un'opportunità di qualche sofferenza, di qualche dolore, di qualche fastidio o persecuzione, o malattia, o malevolenza, o molestia da parte di qualcuno, ecco, non gettiamo via queste monete. È una moneta, il sacrificio, che dobbiamo impiegare, dobbiamo offrire, in un certo senso pagando proprio queste grazie. La parola forse può risultare un pochino non tanto gradita, ma è così. Si ottengono le grazie. Come noi quando andiamo a comprare qualcosa, non mica ce la regalano sempre, anzi, di solito non ce la regalano mai. Dio qualche volta sì fa i suoi regali, ma qualche volta mi dice: ma tu cosa mi dai? Come me la paghi questa grossa grazia che tu mi stai chiedendo? Quale sacrificio mi offri? Quale sofferenza? Quale problema? Ecco, riesci ad affrontare con pazienza, con generosità? E quindi, insomma, se vogliamo davvero tante grazie, soprattutto quelle particolari di cui abbiamo bisogno, impariamo anche ad offrire qualche sacrificio voluto da noi, scelto da noi, oppure qualche sacrificio che ci impone la stessa vita, che è sempre piena a volte di sofferenze, di difficoltà, di contrarietà. E poi veniamo adesso all'episodio della presentazione di Maria al Tempio. A 3 anni, la bambina Maria, fino a 14 anni, viene affidata alle pie donne del Tempio, destinate al servizio del tabernacolo, dei sacerdoti del Tempio. Trascorre così 12 anni, da 3 a 14 anni, 12 anni come fossero 12 mesi dell'unico anno di fidanzamento. È il fidanzamento con lo Spirito Santo, perché poi Maria sarà la sposa dello Spirito Santo. Vediamo allora in che cosa consiste, cosa comporta questo fidanzamento spirituale di Maria con lo Spirito Santo nel Tempio di Gerusalemme. Comporta e consiste in 2 atteggiamenti. Uno che chiamiamo l'atteggiamento ascetico, che è fatto di privazioni, di rinunce, e l'altro è l'atteggiamento mistico, che è fatto di elevazioni e di miglioramento spirituale. E vediamo
l'ascitica del servizio. Ecco, questa è la Madonna. Il distacco dagli affetti e dalla casa come dalle cose della terra. Ecco, nel Tempio di Dio non è entrata solo il corpo di Maria, ma è anche entrato il suo cuore. Il suo cuore che si era distaccato, si era allontanato dalla famiglia e dal mondo proprio con lo spirito ascetico. Poteva entrare il corpo e restare fuori del Tempio il cuore di Maria, perché ancora legato magari agli affetti familiari. Invece la piccola Maria di 3 anni ha baciato Gioacchino e Anna, la mamma e il papà, ed è entrata, dice questo Vangelo, senza voltarsi indietro, come dire senza piangere, perché lasciava papà e mamma, quindi è entrata anche con il cuore. Poteva entrare il corpo e restare fuori dal tempio il cuore, perché è ancora legato alle cose della terra, al paese, all'amicizia, alle comodità della casa. Invece la piccola Maria ha lasciato tutto, è entrata nel tempio senza portarsi dietro nulla delle cose della sua casa, delle cose del terreno. È entrata nel tempio con tutto il suo cuore, quindi rinunciando a tutto. E la pratica ascetica, che viveva poi nei servizi del Tempio, è lo spirito ascetico. E questo spirito non è fatto di vuoto, ma di pienezza, di soddisfazione. Non è fatto di tristezza, ma di gioia purissima. E faccio l'esempio di quando un uomo e una donna si sposano. Potrebbero essere veramente vuoti e tristi perché dicono di no a milioni di uomini e di donne. E invece sono soddisfattissimi e felicissimi perché dicono di sì a un uomo e a una donna. Quindi vedete che ciò che conta è questa pienezza e questa gioia. Non c'è il vuoto e la tristezza. Così la Madonna ha vissuto il suo fidanzamento con lo Spirito Santo nel Tempio come asceta dello Spirito Santo, che diventerà poi serva del Signore. Ecco, sono la serva. È lì che ha imparato questo essere serva. La serva è uno che è impegnato completamente a pensare agli altri, non a se stesso, e quindi rinunciando completamente a se stesso. Ecco, l'ascetismo, l'ascetica. E vedo di fare un'applicazione a noi. Lo spirito ascetico è essenziale all'amore e purtroppo si perde quando viene meno l'amore, e anche l'amore si perde quando viene meno lo spirito ascetico. È il fenomeno psicologico che colpisce, ferisce e purtroppo a volte distrugge tanti matrimoni oggi soprattutto. Senza spirito ascetico subentra prima il bisogno dello svago, poi subentra addirittura l'euforia dello svago, dello spassarsi la vita, con la ricerca spasmodica esagerata del divertimento, del piacere, della vita bella, la vita vacanziera, del giorno libero, delle distrazioni, delle ricreazioni, della gioia, del gioco, del sollazzo, eccetera, eccetera. Basta il marito che sta, basta la moglie, i figli, oh mamma mia, non voglio più sapere, vado a divertirmi con i miei amici. Ecco, è un'euforia che porta davvero ad allontanarsi dalla propria moglie, dal proprio marito, a distogliersi dalla famiglia e dai figli. Nel matrimonio, nella famiglia c'è tanta pratica ascetica, di rinuncia. Ma se c'è l'amore, queste rinunce sono vissute con pienezza e con gioia. E matrimonio e famiglia tengono, resistono e si fortificano e crescono. Altrimenti, senza questa pratica e questo spirito ascetico, matrimonio e famiglia affondano, crollano in queste euforie di goduria e di vita bella. Ne sento di queste storie. Come mai? E qui hanno perso la pratica e lo spirito ascetico.
Certo che la famiglia costa sacrificio, curare i figli, seguire i figli, il marito, la moglie. È molto bello andare con gli amici a destra, a sinistra, tutte le sere, fuori, in giro, divertirsi, sono locali, mangiare, bere. C'è gente così. Questa è un po' la situazione. Quando non c'è la pratica e lo spirito ascetico che ci insegna la Madonna in questi 12 anni passati a servizio di Dio e del prossimo nel Tempio. E poi la mistica della preghiera. La mistica della preghiera personale, il dialogo con Dio. Chissà la Madonna come pregava bene, come era raccolta in contemplazione del Signore, in ascolto della parola di Dio. E poi anche c'era la preghiera liturgica di queste ragazze, di lode, di ringraziamento, con un servizio di onore e di gloria al Signore, nella sua casa, casa della preghiera, preghiera mistica. Questo servizio della Madonna di lode al Signore, di preghiera, era non una cosa esteriore, ma era davvero compiuto col cuore. E quindi il cuore stesso della Madonna è diventato tempio, tempio consacrato a Dio, il santo dei santi, dove poi sarebbe venuto ad abitare il Verbo di Dio, fatto carne in lei, perché era piena di grazia. Quindi la mistica sposa dello Spirito Santo. E vediamo qui, anche qui, una applicazione per noi. Perché la vita coniugale e familiare deve avere i suoi momenti mistici. Cosa sono questi momenti mistici? Ma sono momenti di elevazione spirituale, di innalzamento spirituale, slancio di amore l'uno verso l'altro, di rialzamento del dialogo, di eccellenza di affetto, di finezza di trattamento, di nobiltà, di dignità di comportamento tra marito e moglie, tra genitori e figli. Solo curando periodiche lune di miele, chiamiamole così, come si dice, si evitano i tradimenti e le separazioni. Si evitano le bassezze, i nervosismi, le indifferenze, le aggressività. Una buona dose di mistica affettuosa salva e solidifica l'amore tra i coniugi, l'amore tra i genitori e i figli. Bisogna un po' davvero coccolarsi nel senso proprio mistico, ecco, elevarsi spiritualmente, affettivamente, con finezza e nobiltà di parole, di comportamenti. Ecco, questo purtroppo tanti trascurano, questa mistica coniugale, questa mistica filiale, genitoriale, e poi arrivano le crisi, poi arrivano le sofferenze. Vediamo davvero di evitare, ecco, queste situazioni di aridità, di impoverimento, di bassezza nelle relazioni familiari. Elevazione mistica, elevazione anche davvero di comportamento tra marito e moglie, tra genitori e figli. Ci aiuti davvero la Madonna a dare più spazio allo Spirito Santo nella nostra vita, nel nostro cuore e anche proprio nelle nostre famiglie, nei nostri matrimoni.